Ciao a tutti da Mario Carbone, oggi studieremo insieme la partita, la parte B. Trovate il brano sul canale e vi consiglio di ascoltarlo. Oggi riprenderemo da dove? Praticamente nella lezione precedente abbiamo fatto due volte la parte A, la prima volta si fa questa parte rossa, poi si fa quella blu e qui. Quindi lo stesso, diciamo, quinto dito che vi sono suonato qua, lo suonerete qua. Poi ci sono queste note che fanno già parte della parte B. Ed è così, dopo il quinto dito che lo stop, quindi. Quindi questa è la parte B, è abbastanza semplice. La vedremo con varie diteggiature, almeno utilizzando il pollice anche senza il pollice. Questo quindi dopo il quinto, ta, poi un pa pa pa, in quarta posizione, quindi stop, poi un ta ta ta. Qui è l'aggancio della parte B, chiamiamolo aggancio, insomma, stop, poi un ta ta ta, quindi pensate, un ta ta ta, quindi stop, un ta ta ta. Chiaro? Mettendo un metronomo è questo, a 60, a 56. Un, chiaro? Ecco qua, memorizzate questi, insomma, inutile che ogni volta non torneremo più su questa parte B, l'aggancio, e questo sarà l'aggancio, chiaro? Memorizzatelo, fatelo per 10 minuti. Bene, andando avanti ora, diciamo questa seconda parte. Abbiamo praticamente possiamo utilizzare due diteggiature, o questa praticamente come l'ho scritta, questo è tre cerchiato quattro pollice, utilizzando sempre il pollice qua, o in alternativa il 2 e fare questo, quindi tre cerchiato 4, due cerchiato, questo ta, sempre queste tre note che si ripetono ta-ra-ra, per 2 volte. Poi facciamo solo una battuta questa, tarara, uguale, ta. Praticamente eseguiremo 4 volte queste 3 note. La cosa difficile qual è? Soprattutto perché all'inizio non suona da molto, non devono essere terzine, ma tarara, a 2 a 2, tarara, poi poi. Questo. Chiaro, quindi tarara. Chiaro, quindi para, quindi tada, mettiamo un metronomo così sarà più semplice memorizzarlo. Ancora questo. Bene, e praticamente sono le prime 2 battute quello che vi ho fatto sentire. Potreste mettere il pollice, valutate voi. Ora ho messo il secondo cerchiato, la cosa che forse per molti diventa anche più semplice. Va bene, qua potremmo mettere anche il 4 cerchiato e il 5, però insomma è un fattore di insomma, ve l'ho detto, valutate voi. Insomma, le 2 battute, ripetete un bel po' di tempo. Il difficile poi sarà incastrare i bassi, però con calma, una cosa alla volta. Potreste fare questo, insomma, col 4 cerchiato. Però per ora facciamo ciò che abbiamo detto. In apertura la stessa cosa, cambia il 2 che va qui, solo questo. Ora, come prima, solo che si avvicinano, stesso movimento delle dita. In apertura la stessa cosa, il 2 va qui. Quindi è molto semplice, tutto semplicissimo. Le prime 2 battute che abbiamo già memorizzato. La stessa cosa in apertura, solo col 2 qui. Chiaro? Ora, in chiusura, il rigo successivo, praticamente il 2 ritorna dove era prima e si avvicinano queste, insomma, le altre dita di sotto, quindi. In apertura il 2 non è più cerchiato. Il tutto lento poi ovviamente. Ecco qua, sono queste 4 battute, le prime 2 sono queste, poi le altre 2, le prime, queste 8 battute, queste 2 e queste altre 2, chiaro? Quindi la prima, questa in apertura col 2, vedete, non è più cerchiato,
le dita che si avvicinano e queste. Sono queste 8 battute, questi due righi, chiaro? Bene, fatto questo, andiamo avanti al terzo rigo e questo. 4, 3 cerchiato, 2, stesso discorso di prima, per 4 volte. Chiaro? Bene, memorizzate, metto in video questo. Chiaro? Beh, se vorreste vedere blocco per blocco quello di prima, il primo, secondo blocco col 2 che non è cerchiato, terzo blocco che si avvicinano, il 2 cerchiato rimane sempre quello, questo in apertura col 2 normale, o il pollice, quello che utilizzare. Questa di ora, l'avete capito, è questa, va bene? Bene, andiamo avanti, dopo aver fatto questo, andiamo avanti, 3 cerchiato, 2 cerchiato, 3, 2 cerchiato, quindi questo, chiaro, poi è finita, è finita, sì, perché è uguale alla la parte precedente, quindi, tan, ta, ta, ta. Fatto questo, collegate tutto, perché questo è uguale alla prima parte, vi ricordate? Questa parte qui, ta, 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 ta. Cambia solo una mezza nota. Bene, questa parte è uguale a quella di prima, quindi cambia solo una mezza nota qui, vedete? Invece uguale a questa parte dell'inizio, vedete, di qua, è uguale, non cambia nulla, solo qui cambia che abbiamo, qui vedete, abbiamo due note, ta, ta, e qua non ce l'abbiamo, tutto qua, ma potreste seguirla già direttamente come prima, va bene? Non cambia nulla, è inutile dire sempre le stesse cose, quindi qua questo. E poi si si ricollega. E ripete questa parte o col pollice in apertura, così, insomma, ci siamo, va bene? Con i bassi, gli incastri con i bassi, mettetevi solo sulla prima battuta e con i bassi praticamente ripetetela tantissimo, e così, quindi posizione è questa dei bassi, sempre le stesse note del terzo attivate, quindi questo. E non si muovono i bassi da qui, rimangono insomma per quasi due righe e mezzo così. Poi andiamo avanti. Altre due battute. Terzo rigo. Qua cambiano i bassi e qui, quindi poi ricambiano i bassi come la parte precedente, e subito e si ricollega a questa parte. Quindi come funziona? Si fa questa qui velocemente per di qua e qui, ecco qua, lo vedete, si fa questa parte rossa, si riprende questa casella rossa, si riprende di qua, quindi questa nota è ta ta ta, è la parte B di prima della pagina precedente, poi si arriva qua, non si fa questa rossa, si fa questa blu, il 5 subito sono le note dell'inizio, ta ra 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 ra, ta 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 ta, chiaro? E si riprende da dove? Da questo simbolo a questo simbolo, insomma in sintesi si fa tutta, perché questo simbolo vedete all'inizio, all'inizio, quest'altro simbolo è qui, e qui questo simbolo, quindi dopo aver fatto questa scala, ta 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 ta, c'è il finale, che cambia ben poco, quindi è questa dopo la scala, quindi e questo, ta ta ta, allarghiamo il 5, quindi pa, Napoli, Napoli, qui, quindi questo, pa, poi il 5 qui, collegandoli, pa, Napoli, va bene, e il finale è questo praticamente, chiaro? Bene, ripetetelo per un bel po' di tempo, non andate di fretta per inserire i bassi, insomma prendetevi il tempo, quindi prima memorizzate benissimo la parte melodica, quindi la mano destra, e dopo inserirete i bassi, quindi vi consiglio di fare gli esercizi giornalieri, insomma, dove ci sono tutti questi incrastri di queste note, insomma sono esercizi dedicati appunto alla ritmica, alla sincronizzazione della mano destra e mano sinistra.
Bene, se vi è stato utile questo video, mettete un mi piace, inviatelo a qualche amico che potrebbe interessargli o condividetelo sui social in questo modo per farmi capire che siete interessati a questi video. Quindi avrà senso anche farne altri. Dove ci sarà più interesse ci saranno anche le lezioni successive. In questo caso è l'ultima lezione, non è un problema. Però per gli altri brani vale così, insomma, se c'è poco interesse non faccio le lezioni successive. Bene, per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti!